Ragazzi, benvenuti in questa nuova top, no, non è una top, sono easter egg di Fallout 4, dove ci è andato qualche vita, passando ad altri argomenti. Abbiamo anche una pagina Facebook, vi ho messo il link in descrizione, guardatela che ci mettiamo meme e samanetta, quindi no, sono solo io che lo faccio, quindi fateci domande di qualsiasi tipo sui commenti. Passiamo al primo easter egg. Al largo della costa, in un punto preciso della mappa, ecco qual punto, troverete in una barca un delfino, squalo, qualcosa, un misto tra quelli là mutante, e un cadavere con in mano un macete. Indovinate da dove è presa? Dallo squalo. Il secondo easter egg sarà un orsacchiotto teddy bear seduto sul cesso con in mano un giornale. Già, indovinate da dove è preso? Questo invece dal film Ted. Troverete un UFO e lì vicino vedete delle macchie di sangue verdi che si trascinano su una grotta non molto lontana. E dentro la grotta troverete un alieno che non sarà amichevole come E.T. No, è peccato, dovrete per forza ucciderlo oppure fatevi uccidere voi. E otterrete l'Alien Blaster come 60 di danno. Io mi ci rado il culo con 60 di danno. Ho fatto tutta sta fatica. Alieni che vengono da altre dimensioni, universi, che hanno una pistola che fa 60 di danno. Passiamo al prossimo. In giro per la mappa ci sono dei classici giochi, per esempio Red Menace, Atomic Command, Pitfall, Grognak il Barbaro e Z Invaders. Red Menace è non è altro che Donkey Kong, Atomic Command è Missile Command, Pitfall è Pitfall, Grognak è Grognak, Z Invaders è Space Invaders. In una cassa troverete un pezzo chiamato sensore di flusso. Indovinate un po' questo dove è preso? Se vedete bene il codice è lo stesso della nave spaziale Nostromo, che tratta del film Alien. Sul predone della combattenida d'acciaio potrete trovare una piantagione con delle piante chiamate piante sperimentali, che non sono altro che le Nienroot della serie Elder Scrolls. Sapete tutti qual è il misterioso straniero che a volte vi aiuta durante i nemici? Bene, potrebbe essere in qualche modo collegato con Nick Valentine? Probabilmente. Potrebbero essere talmente collegati che sotto il letto di Nick Valentine, nel suo ufficio, potete trovare dei file riguardanti il misterioso straniero, guarda caso. A tutti piace il Natale, vero? Beh, la Bethesda ha voluto farci un regalino. Se andrete a Diamond City durante il periodo natalizio, lo troverete addobbata in stile natalizio. Anche se in un mondo così di merda, dove ti trovi Deathloop fuori casa e mosche mutanti e i super mutanti talvolta usano anche il tuo bagno, non credo ci sia molto da festeggiare. Se osservate bene lo sfondo dello stadio in Diamond City, potrete vedere che la sedia rossa dello stadio è ancora intatta. Lo stesso sedile rosso Ted Williams ha colpito nel più lontano home run nel 1946. Se inserirete uno specifico codice, ecco qual codice, sulla tastiera, arriverete in una stanza dove ci saranno tutti gli oggetti di Fallout 4. Non fate i ladri arrivando lì con... vi demandate di tutto, arrivate lì, rubate tutto e poi tornate a casa. No, stardoni. E sì, potrete farlo, ma meglio di no. Non sarebbe bello da fare. Ah, è solo per PC, quindi io non posso farlo. Ok ragazzi, gli easter egg finiscono qui, anche perché sì, sono i migliori che ho trovato. Faremo altre top, altri easter egg su quello che capita. E ciao a tutti!